ha fatto che la capitale, cioè Napoli capitale, avesse un'ampia opera urbanistica, nel senso del Rinascimento, ed ha creato anche, ha convertito anche sia la città capitale sia il regno in uno spazio di sperimentazione dell'arte della guerra, un modello di regno fortificato, secondo le nuove teorie, della fortificazione dei baluardi. Non per caso, il primo libro, il primo trattato spagnolo su fortificazione, si scrive a Napoli nel 1538 per l'ingegnere militare Pedro Luis Escrivá, che costruisce il Castel San Telmo, qui a Napoli, o un bellissimo castello dell'Aquila. Quindi il regno fortificato è un po' l'origine anche della teoria sulle fortificazioni della Spagna imperiale. Il regno sin dall'inizio diventa una fonte importantissima per risorse fiscali, per le necessità, per i bisogni militari della monarchia.